Serate importanti al Twiga Beach Club con Taste of Italy, evento enogastronomico con degustazioni di eccellenze italiane. Oggi il viaggio è in Toscana, tra Volterra e San Gimignano, con aperitivo, cena servita e music dinner show. Come potete vedere, la serata è già iniziata e si sta degustando il buono che c'è in Toscana. Sono con Mario Cambiaggio, direttore del Twiga Beach Club. Questa sera Taste of Italy, serata degustazione tra Volterra e San Gimignano. Come al solito il Twiga, serate indimenticabili. Beh, sì, certo. Questo è il terzo anno che noi stiamo promuovendo questo marchio che è Taste of Italy, che è una voglia di presentare al nostro pubblico tutte le eccellenze un po' alla volta, anno per anno, un po' le eccellenze enogastronomiche e anche un po' le curiosità che ci sono in Italia, che vale la pena di che vengano valorizzate il più possibile. Abbiamo fatto quattro serate come tutti gli anni, questa è la serata conclusiva del terzo anno, e abbiamo deciso di chiudere come sempre andando a visitare un angolo di Toscana, e siamo ospiti di quel lembo di terra tra Volterra e San Gimignano a scoprire un po' di sapori del cuore della Toscana. E Mario, vorrei chiudere appunto chiedendoti, appunto hai detto finisce qui Taste of Italy, però il Twiga insomma va avanti con tutte le sue serate. Certamente. Noi siamo in piena attività, siamo a metà strada dell'estate, quindi c'è ancora tutto un agosto di serate che saranno sempre seguendo la nostra programmazione, quattro sere con la discoteca più una sera con il dinner show, quindi su base settimanale proponiamo cinque diversi momenti di divertimento, perché ogni sera, anche quelle in discoteca, sono dedicate a un genere di musica, a un target di cliente diverso, per proporci ed accogliere tutti, insomma. Grazie mille, Mario. Grazie a te, caro. Sono con Luca Locatelli del famoso sale di Volterra. Buonasera Luca. Buonasera, buonasera. Luca, cosa ha di particolare questo sale? Il sale di Volterra è il sale più puro d'Italia, viene estratto appunto dalle bellissime colline toscane ed è un sale antichissimo che è stato scoperto dagli Etruschi e è una tradizione che è andata avanti negli anni fino ad arrivare ai giorni d'oggi. La particolarità sta nel fatto che è il sale più antico in Italia ed è il sale più puro in Italia, è l'unica salina in Italia che estrae questo tipo di sale, che viene depurato con un processo molto particolare che lo rende il sale appunto più puro d'Italia. Questa sera qui a The Taste of Italy che cosa hai portato? Stasera abbiamo portato un prodotto innovativo che ha vinto il premio di decima migliore startup in Italia, che sono delle pastiglie per salare la pasta che danno la giusta quantità di sale per non nuocere la salute. In più abbiamo portato una birra al sale di Volterra, quindi con un retrogusto di sale.
Thomas Francioni, Rocca delle Macie, questa sera al Twiga, azienda Chianti. Che cosa avete portato per questa bellissima serata? Allora, innanzitutto azienda Chianti Classico, è un'azienda familiare della famiglia Zingarelli, nata nel 1973 in Chianti Classico, proprio da un sogno di Italo Zingarelli, il produttore cinematografico della famosa saga anche Bud Spencer e Terence Hill, quindi chiamavano Trinità, che ha fatto successo nel cinema. Poi negli anni 70 ha deciso proprio di abbandonare il mondo del cinema e investire in Chianti Classico, quindi nell'azienda Rocca delle Mascie. Non c'erano vigneti, ha iniziato a piantare vigneti e adesso abbiamo degli stupendi vigneti con produzione di, principalmente di Chianti Classico. Infatti questa sera avremo Chianti Classico e Chianti Classico Riserva, sono le due etichette, diciamo, che sono nate e cresciute con l'azienda, quindi vino rosso. Mentre abbiamo portato poi anche un bianco per l'aperitivo, un Moonlight, è un uvaggio, quindi Chardonnay e Vermentino, dalle nostre tenute che abbiamo in Maremma. Questo, diciamo, un motivo in più per avere qualcosa di più giovane, più nuovo, adatto al wine bar e quindi per momento aperitivo. Oltre appunto al vino bianco per l'aperitivo, so che avete anche presentato un altro prodotto. Sì, abbiamo un gin 100% Senensis, quindi prodotto da Botaniche del Chianti. Il nome si chiama Senensis, proprio appunto per rimarcare le origini senesi. È un gin con botaniche appunto che vengono tutte dall'area del Chianti e lo proponiamo appunto in molti locali per dare un tocco di toscanità in più a quella che è il nostro vino bianco o rosso che sia di Rocca delle Mascie. Sono con Tommaso Bisori dell'azienda Accessori da Vini. Buonasera. Ciao, buonasera. Che tipo di azienda è? È un'azienda che si occupa di tutto quella che è l'oggettistica legata al mondo del vino. Quindi i nostri clienti di riferimento sono le cantine, che di volta in volta acquistano degli oggetti che servono per proporre i loro articoli, quali cavatappi, glassette, secchielli e quant'altro. Ecco, questa sera è un'iniziativa un po' originale, no? Certo, allora a tutti gli ospiti abbiamo deciso di regalare un cavatappi professionale, e in diretta sul posto incidiamo direttamente il nome della persona che ci viene a trovare. Ah, benissimo, lo voglio anch'io allora. Assolutamente, certo. Ok, grazie mille. Grazie a te. Sono con Amedeo Grappi del Mulino Val d'Orcia, che questa sera a Taste of Italy ha portato pasta sì. Artigianale. Assolutamente. Noi abbiamo un'azienda agricola biologica a Pienza, abbiamo il mulino con le macine a pietra ed il pastificio, quindi maciniamo il nostro grano e facciamo la pasta. La pasta è trafilata a bronzo ed essiccata a basse temperature ed è di grani antichi. Quindi dal punto di vista nutrizionale è una pasta molto salutare perché ha poco glutine, più sali minerali, più olio elementi, quindi ha anche un gusto molto particolare e inconfondibile. Ecco, stessa cottura della pasta, diciamo, normale? Dobbiamo starci un pochino più attenti perché c'ha poco glutine, è trafilata a bronzo, quindi magari dobbiamo stare un po' più attenti alla cottura e non farla cuocere troppo. Okay, grazie mille, Amedeo. Sono con Sandra, le Follie di Arnolfo, per la seconda volta qui a The Taste of Italy al Twiga. Ciao Sandra.
Ciao carissima, io sono felicissima di essere per il secondo anno qui insieme a te, al Twiga, ringrazio i proprietari. Sono felicissima perché anche quest'anno facciamo degustare delle cose buone. Abbiamo portato dei blend di cioccolate da abbinare con grappe particolari, dei formaggi particolari e spero, insomma, che tutto questo sia gradito dagli ospiti del Twiga. Ecco, possiamo svelare che cos'è il dolce particolare delle Follie di Arnolfo questa sera? Allora, abbiamo portato una torta al cioccolato, solo cacao, con uno spolvero di cacao amaro da abbinare con rum e della grappa toscana. E è un abbinamento favoloso. Da non perdere. Da non perdere. Grazie mille, Sandra. Grazie a te. I salumi e i formaggi sono forniti da Salcis. Sono con Giovanna Matteoni dell'azienda di Vino Essenza. Giovanna, che tipo di azienda è? Che cosa produci? Allora, noi realizziamo profumi per ambiente in massima parte, profumi che vengono realizzati attraverso quelle che sono le note olfattive dei prodotti del nostro territorio. Quindi vino, olio e territorio stesso. Questa sera che cosa hai portato? Questa sera abbiamo portato in pratica le nuove fragranze che verranno messe sul mercato a settembre nella nuova stagione e si parla quasi esclusivamente di territorio. Quindi profumi di colline, profumi dell'estate, della costa, eccetera. In più quest'anno abbiamo anche introdotto, grazie a una collaborazione con le saline di Volterra, il cioccolato al sale di Volterra e preparati per pasta, carne, pesce, perché io mi dedico a quello che è il prodotto sconosciuto quasi. Come del resto le profumazioni sono anche create attraverso quelle che sono un altro prodotto del nostro territorio che è l'alabastro, sono ornate con l'alabastro. Sono con Claudia Ciacci della casata Loressetti, grappe italiane toscane. Allora, che tipo di azienda è la casata Loressetti? L'azienda toscana di Siena, non a caso il logo delle nostre grappe è il quadro del buon governo di Ambrogio Loressetti, un pittore del 1300. E noi abbiamo appunto queste grappe, sono tutte di monovitigno. Una molto apprezzata è la grappa di riserva di Vinacci e di Chianti, per non parlare delle altre, perché abbiamo Brunello, Chianti, Nobile e Vernaccia, che è l'unica di uva bianca. Ecco, questa sera invece, in questa splendida serata, cosa avete portato? Abbiamo portato tutte le nostre grappe, tutte. Quindi sì, le assaggeremo tutte. Le assaggeremo tutte. Grazie mille, Claudia. Grazie a voi.